seduta del 22 febbraio. Il Consiglio regionale ha commemorato i 3 militari italiani deceduti in Afghanistan a causa di un incidente su un mezzo blindato. I lavori sono proseguiti con la discussione di 5 ordini del giorno relativi al riconoscimento della cittadinanza ai figli nati in Italia da genitori stranieri. Approvato poi all'unanimità un ordine del giorno per l'esposizione da parte della regione della bandiera del Tibet in occasione del 53° anniversario dell'insurrezione di Lhasa. Collaborazione con il Centro di Formazione dell'ONU. Il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo e Patricia O'Donovan, direttore del Centro di Formazione ONU di Torino, hanno firmato un protocollo d'intesa per il 2012. L'accordo prevede per il secondo anno consecutivo che i corsisti del CIF OIL provenienti da tutto il mondo visitino il Consiglio regionale del Piemonte. L'anno scorso, tra marzo e ottobre, sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris 350 corsisti del corso di formazione ONU. 3 ricerche contro l'usura. L'Osservatorio regionale sull'usura, in collaborazione con le Università di Torino e del Piemonte Orientale, ha istituito nel 2009 3 borse di studio per laureati e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza, Economia e Psicologia in 3 ambiti di ricerca. I 3 ricercatori vincitori delle borse di studio sono Annalisa Boido per la ricerca in ambito giuridico, Cristina Rovera per l'economia, Marco Zuffranieri per quella in ambito psicologico. Ricezione del digitale terrestre. A Palazzo Cisterna, sede della provincia di Torino, il presidente del Corecom Piemonte, Bruno Geraci, e il commissario Ezio Ercole hanno partecipato il 20 febbraio alla riunione del Consiglio di Presidenza dell'Unione delle Province Piemontesi, presieduta da Massimo Nobili, Verbano, Cusio Ossola. L'incontro era finalizzato ad affrontare i gravi problemi di ricezione del digitale terrestre in Piemonte. Conferenza sull'aeronautica. Si è svolto a Palazzo Lascaris l'ultimo appuntamento del ciclo di conferenze legate alla mostra Le ali della storia, l'aeronautica militare italiana dalle origini alla Seconda Guerra Mondiale. All'incontro sul tema aeroporti dell'aeronautica militare in Piemonte, da Mirafiori a Cameri, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale Valerio Cattaneo, il presidente dell'Associazione Arma Aeronautica per il Piemonte Cosimo Ressivo e il giornalista Alessandro Bruno.